E allora eccovi questo spietato confronto proprio fra Santi Cherubini e Alessandro Lisi, un'intervista serrata, senza reticenze, senza segreti, perché qui nessuno ha scheletri nell'armadio. Signore e signori, Santino Cherubini, Alessandro Lisi, ecco. Mi aiuti Lucio, che sono tutto sudato. Vedete la sacralità. C'è una cervicale. La sacralità del momento, io scendo in platea, sono loro i protagonisti. Anche noi ci sono i nostri acciacchi, vai. Dalle luci. Sì. Bene, grande concentrazione nella piazza. Vasari sarebbe orgoglioso di voi. È naffeta, vedi. Possiamo andare? Prima domanda. Domande difficili. Quanti anni hai? Una quarantina, ma mi sento bello. Parecchi, ma molti meno di quelli che dimostro. Quanto pesi? Una settantina di chili pulito. 75 chili aggrappato al portasciugamano. Occhi? Due. Celestino ramato. Segni particolari? Orchite cronica psicosomatica. Mi si gonfiano i coglioni. Misello a barattolo de tonno. Cioè, è cross così però basso, è una cosa... C'ha il lamierino a strappo un metà. No, così però basta, ora va bene. Passatempo preferito? Strappami i peli del naso con le pinze a punta. Aguzzare i pali dei pomodori con la roccola. Abilità nascoste? So scureggiare sott'acqua senza fare le bollicine. E so grattare il culo con l'unghia dei piedi. Passiamo alla cultura. L'ultimo libro che hai letto? Il manuale del videoregistratore. L'agenda della Banca Popolare dell'Etruria. Bello, me lo passi poi. Sì. Il finale lo sai, no? No, sta zitto. 31 dicembre. Ma non si dice il finale, sei imbecille. Il film preferito? Maciste nella Valle dei Farmacisti. Maciste nella Valle dei Farmacisti 2. Il colore preferito? Giallo delle orecchie. Verde moscone metallizzato. Gastronomia, il piatto preferito? Aringa, panna e fragole. Carpaccio della Namuta con la Nutella. Di la prima cosa che ti viene in mente. Cullo bocce! Ti hanno mai detto che sei un bell'uomo? Sì, una volta un tizio ai gabinetti della stazione. Una che avevo pagato. Sesso, che cosa ricordi della prima volta? Un crampo alla mano. Svenni e feci tutto da sola. Che cosa guardi per prima cosa in una donna? L'unghie dei piedi, le lastre al torace. Se vuoi conquistare una donna, che cosa fai? La porto a pasturare le regine col gran turco all'arco e poi si vedrà. La minaccia con la pistola, o me la dai o te sparo un piede. Il posto più strano, dove l'hai fatto? Campanile del Domo. La pauliera della Smart. Ci facevo snodato. La posizione più strana? Io sopra e lei sopra. Vabbè, bella forza. No, ma in piedi, eh? La pisticchiamo tutta così. La posizione del cerco rassegnato. E come sarebbe, scusa? Io a sedere in cucina e la mia moglie in camera con l'idraulico. Capisco. Se pensavo così mi presentavo a casa tua con la casetta dell'arnese. Nell'intimità ami soprattutto? Trastullarmi il pacco sul divano. Grattarmi i piedi con i lamierini di ferro speccolati. La tua qualità migliore? Sono troppo bellino. Sono sdanciato, diciamo. Sei coglione, vedi? Chi vorresti con te in un'isola deserta? La nonna di Claudia Schiffe. Rocco Buttiglione con la parrucca bionda. Matematica, un omaggio a Luca Pacioli. 35.788 diviso 4. Sono la sega. 8.756. Sì, poco. Come fa a saperlo? Gli ho dato 30 euro prima di cominciare. Basta, merda che c'è. Se ti stiaccio un piede col martello, cosa dici? Ma che sei imbecille, scemo! Piuttosto, perché non t'ammazzi? Sono distratto, non ho tempo. Fai una faccia brutta. Hai vinto anche stasera.
mia, guarda che libertà. Bene, bravi, bravi, veramente due imbecilli, grazie. Ecco, progetti per il futuro. Corso di catering per ospedali. Mi piace le mele cotte, vado. Tornare a casa vivo stasera. Beh, soprattutto in macchina. Esatto, si dà il tramugare. Cosa invidia l'altro? Lo stomaco, mangia come un orso bulimico. L'esofago, sa dire la formazione della nazionale con un rutto solo. Oh, senza Coca-Cola, eh. Per il compleanno ci spengo anche le candeline. Fai un complimento all'altro. Sebillina. Ma pensi. E ora le ultime tre domande, difficili. Che cosa volete dire al pubblico qui davanti, questo splendido pubblico di Piazza Grande? Andate a casa, per piacere. Volete dire qualcos'altro? Niente, ora se va su, giù, se l'ultima cosa, dite l'ultima cosa. Allora la faccio così. No, no, no,